Ciao ragazzi, in questo video vi parlerò del Gibson Cocktail, considerata una variante del Dry Martini. Effettivamente la ricetta è del tutto simile, cambia quella che è la guarnizione. Il destino ha voluto che io facessi questo video, perché in realtà non lo volevo fare, poi ci ho anche scritto un articolo sul blog per andare ad approfondire alcuni aspetti storici, perché qualche settimana fa Flavio mi ha portato delle cipolline lato fermentate, che sono ingrediente perfetto per questo drink. E io addirittura le preferisco alle cipolline in agrodolce che solitamente si utilizza come guarnizione. La seconda cosa è che ho iniziato a guardare su Netflix la serie TV The Queen's Gambit, la regina degli scacchi, e la madre adottiva della protagonista beve sempre Gibson. Allora, passi la cipollina, che Flavio mi porta le cipolline e mi fa: devi farci un video sul Gibson. E poi pure Queen's Gambit, ho detto: vabbè, devo fare assolutamente un video su come preparare questo drink. Prima di cominciare, come ritualità ormai mi presento, sono Giovanni Ceccarelli, ho un blog sulla miscelazione www.giovanniceccarelli.com e sono un formatore in Dream Factory. Dream Factory è una delle scuole più conosciute e apprezzate d'Italia. Per bartender in questo momento mi trovo nel laboratorio Dream Factory, infatti dietro di me vedete delle spezie e qualche strumento particolare. Iniziamo a preparare il Gibson. Come prima cosa prendete una coppetta da cocktail, questa è una coppetta da 110 ml, se l'avete più grossa nessun problema, se l'avete più piccola potrebbe il drink non starci dopo averlo raffreddato e diluito. E andiamo a raffreddare. La cosa migliore per raffreddare una coppetta è quella di riempirla con del ghiaccio tritato, oppure la potete tenere in congelatore o in frigorifero qualche minuto nel tempo che si vada a raffreddare. Se avete del ghiaccio a cubi, mettete qualche cubetto di ghiaccio a cubi e riempite con dell'acqua. In questo modo il ghiaccio raffredda l'acqua e l'acqua andrà a raffreddare in maniera uniforme la coppetta. Il drink è preparato con la tecnica stir, quindi come prima cosa dobbiamo andare a raffreddare il mixing glass. Quindi lo riempiamo di ghiaccio e andiamo a raffreddare il mixing glass. Una volta freddo, potete o scolare l'acqua in eccesso, oppure, come faccio io preferisco svuotare del tutto il mixing glass per avere più controllo poi sul raffreddamento, sulla diluizione e sui tempi di preparazione, perché magari non vado immediatamente a stirarlo, ma durante una comando, se altre richieste, devo organizzare l'uscita dei drink. Andiamo adesso a vedere gli ingredienti. Come prima cosa ci servono 60 ml di London Dry Gin. Allora, le ricette, le proporzioni sono, ragazzi, come sempre personali. L'ho detto anche nell'articolo che ho scritto sul Dry Martini sul blog. Il Dry Martini non è una ricetta, è un concetto di equilibrio personale. C'è chi lo preferisce molto secco, c'è chi lo preferisce un pochino più morbido, c'è chi lo preferisce addirittura solo praticamente col gin, come la versione in and out. Quindi sentitevi liberi poi di fare la proporzione che preferite. Io lo preferisco un pochino secco in questo caso. 10 millilitri di vermouth dry, un adesso andiamo a raffreddare e diluire. Quindi una paletta di ghiaccio e andiamo a fare stir. Anche il raffreddamento e la diluizione sono soggettivi. Se preferite una versione del Gibson, vale la stessa cosa del Martini, molto freddo ma non troppo diluito, assicuratevi di utilizzare sia il gin che il vermouth molto molto freddi. Assaggiamo una goccia per capire la diluizione, che mi sembra perfetta. Andiamo a togliere il ghiaccio dalla coppetta e andiamo a versare il drink. Come vedete, calza alla perfezione in una coppetta da cocktail da 110 ml. E
E a questo punto la decorazione. Come decorazione, al posto della classica oliva, ed è qui la differenza principale rispetto al dry martini, si va a utilizzare una cipollina in salamoia oppure una cipollina in agrodolce. Queste sono homemade, le ha fatte Flavio, che potreste conoscere come fermentalista, che è un docente in Dream Factory, tiene il corso sulle fermentazioni, e è anche il proprietario di Life, che è un laboratorio di produzione fermentati, dove vendono e producono verdure lattofermentate, insomma per supermercati e quant'altro. Non pastorizzate, mi ricordano di dire dalla regia, non pastorizzate. E andiamo a mettere la decorazione. Potete lasciarlo cadere all'interno, oppure potete anche andarla ad appoggiare in questo modo. A voi la scelta. Se la immergete all'interno, poi quando l'andrete a mangiare avrà assorbito anche un po' di gin e vermut e quindi sarà ancora più gustosa. Nell'articolo che ho scritto sul blog ho scritto anche un po' di storia del Gibson. La prima apparizione di questo drink in un ricettario è del 1908 e pensate che nella prima versione non appare la cipollina. La prima apparizione dove appare il Gibson con la cipollina è del 1922 nel manuale di Robert Vermeer, dove appunto chiama Gibson Cocktail un drink appunto servito con questa cipollina e dice che è molto famoso in Giappone, insomma dà questa curiosità. Chiaramente quella del 1908 non è la prima apparizione di un drink a questo nome, però è la prima apparizione su un ricettario, invece su dei menu appare un ricettario, quindi un libro. Appare prima in qualche menù di qualche bar o ristorante. Tra il 1908 e il 1922 però ci sono altre fonti che riportano questo Gibson Cocktail senza cipollina, ma riportano degli altri drink come l'Onion Cocktail o LPW, che sono più o meno delle strutture gin e vermouth con all'interno la cipollina. Quindi come la cipollina sia finita nel Gibson, dal momento che prima non c'era, questo è il quarto segreto di Fatima, quindi non lo sappiamo. Se volete approfondire il discorso storico e vedere gli stralci anche da questi libri, andate a leggere il mio blog che vi lascio nel link del blog che vi lascio in descrizione, e lì ho anche lasciato il link per andare sul blog di un amico e collega che è un grande storico della miscelazione, Lucio Tucci, dove ci fa la timeline completa di questo drink, quindi porta tutte le fonti nel quale appare il Gibson Cocktail. E vi dicevo, prima del 1908 ci sono anche altre citazioni in dei menu. Dal Gibson Cocktail è tutto, adesso ce lo beviamo e ci salutiamo. Alla prossima! Ah, come sempre vi ricordo, iscrivetevi alla mia area riservata sul blog se siete interessati a degli articoli per professionisti un pochino più approfonditi e tecnici. Alla prossima!